Ciao a tutti, in amore abbandona le illusioni. Spesso quando siamo innamorati succede una cosa strana, che sviluppiamo delle proiezioni, sviluppiamo delle illusioni. E queste illusioni riguardano l'altra persona, riguardano anche noi stessi, cioè spesso proiettiamo dei tormenti interiori sull'altra persona, quindi andiamo a far sì che l'altra persona diventi uno specchio di quelli che sono i nostri drammi interiori fondamentalmente. Quindi se noi abbiamo paura, ad esempio, di restare da soli, l'altra persona ci farà da specchio e alimenterà questa nostra paura. Quindi andremo a creare una sorta di illusione. Se chi ha paura di essere abbandonato tenderà a proiettare questa paura sull'altra persona e tenderà a viversi. E tra l'altro, diciamo che siccome le parti emotive si cercano tra loro, andare proprio a ricercare proprio le persone che faranno, che amplificheranno questa cosa. E allora cosa succede? Che questa illusione poi si estende, diciamo, alla totalità della relazione, per cui una relazione tormentata diventa una relazione senza la quale non si riesce più a vivere, senza la quale non si riesce più a stare. Questo è l'assurdo di relazioni che si basano non sull'amore, ma sull'illusione d'amore, perché paradossalmente andiamo a credere di non poter stare, di non poter vivere senza proprio quella persona che anziché darci piacere ci dà tormento, anziché darci gioia, anziché tirare fuori i nostri talenti, ci tarpa i talenti, cioè ci tarpa la creatività, ci chiude diciamo canali di emozioni positive per spalancare invece delle autostrade di emozioni negative. E finisce così che anziché essere felici, siamo tristi e alcune persone addirittura si deprimono, altre persone addirittura non riescono, diciamo, a viversi bene una relazione. Ma si vivono una relazione di sofferenza, cioè vivono gli amori tormentati. Ora, il concetto di fondo è che un amore, se è tormentato, non è un amore, è qualcos'altro, dargli un nome diverso, è un'illusione d'amore fondamentalmente. Perché gli amori non sono mai tormentati, gli amori sviluppano sempre, diciamo, delle emozioni positive, gli amori veri. Le illusioni d'amore invece sviluppano emozioni negative, sviluppano tormento, sviluppano le pene d'amore, sviluppano la gelosia, sviluppano l'ansia, sviluppano la depressione. Ci sono persone che addirittura arrivano proprio per le sofferenze d'amore in stati depressivi. Ora uno dice: ma tu sei fuori, cioè, come dire. La persona che dovrebbe darti la felicità ti fa girare tanto, come dire, ti genera tante tensioni che arrivi a deprimerti, oppure arrivi ad avere paure, panico, angoscia, arrivi a vivere. Ma allora, perché non le dai, come dire, ben servito e non te ne vai per i fatti tuoi, visto che questa persona qua ti genera solo questo? E tu dici: no, ma io la amo e non posso vivere senza. Ecco, questa è la più grande illusione di questo mondo, quando uno dice io l'amo e non posso vivere senza, è proprio l'apoteosi dell'illusione, l'apoteosi del fatto che non stiamo vivendo un amore, ma stiamo vivendo semplicemente una proiezione di quelli che sono i nostri turbamenti sull'altra persona, e arriviamo in una situazione in cui non riusciamo più a venire fuori, perché se noi stiamo bene con una persona, dobbiamo provare gioia, dobbiamo stare in armonia soprattutto con se stessi e in armonia con gli altri. Quando si vive un amore bello, pulito, positivo, siamo in armonia con noi stessi proprio. Quindi viviamo una situazione di benessere. Certo che poi c'è il pathos è normale che ci sia, il pathos, l'emozione. È positivo che ci sia in una relazione, però deve essere un pathos, deve essere un'emozione positiva. Ogni volta che questa emozione positiva si trasforma in una sofferenza, vuol dire che stiamo proiettando delle cose. E ci sono persone che arrivano addirittura ad avere delle sofferenze molto elevate, e ci sono persone che, non sapendo più dove dare la testa, diciamo così, vanno a sbattere la testa in farmacia per
un qualcosa che invece dovrebbe darci piacere, dovrebbe essere, diciamo, una situazione che sviluppa i talenti, che sviluppa la creatività. Un amore positivo quando impari qualcosa, quando restando con quella persona, frequentando quella persona, ti senti meglio, riesci a tirare fuori dentro di te delle situazioni che altrimenti non riusciresti mai a tirare fuori. Quello è un amore positivo. Quando senti dell'energia vitale, senti l'energia dell'eros che ti mette in movimento, senti l'energia del desiderio che ti mette in movimento. Invece ci sono persone che anziché l'energia del desiderio sentono, cioè magari sentono un desiderio, però desiderio frustrato diventa depressione. Per cui nella relazione di coppia, anziché essere, diciamo, girare a mille, sono depressi che non riescono neanche a rigirarsi per la casa, fondamentalmente. Questo significa semplicemente che in realtà stanno vivendo un'illusione d'amore. E allora dobbiamo imparare a superare questa illusione d'amore, dobbiamo imparare a eliminare dalla nostra vita tutto ciò che ci genera sofferenza e tenere e seguire ciò che ci dà piacere. E dobbiamo smetterla di credere che, ad esempio, ci sono molte persone che dicono: ah, quello mi tratta male, e tendiamo a giustificare il fatto di essere trattati male. Questo è un altro grave errore che fanno molte persone. Se una persona tratta male per qualche motivo, significa che non ti ama, fondamentalmente. Cioè, una persona che comunque ti ama ha delle attenzioni nei tuoi confronti, si preoccupa se le cose non vanno, si preoccupa. Diciamo, comunque ti dà vicinanza, ti dà affetto, ti dà stima e considerazione. Se la persona con cui stai, diciamo che tu credi che sia un amore, non ti dà né affetto, né stima, né considerazione, né eros, né sesso, oppure te lo dà saltuariamente, diciamo così, in modo scadente, senza passionalità, quello non è amore, è semplicemente un'illusione. E gli esseri umani spesso preferiscono, diciamo, viversi un'illusione che viversi, diciamo, che prendere atto del fatto che è l'ora di voltare pagina, perché poi siamo abituati, siamo legati spesso alle abitudini. Invece, importante per superare l'illusione d'amore è rendersi conto dello stato interiore che si vive. Se si vive uno stato interiore positivo, ovvio che non dobbiamo essere accecati dai nostri demoni. Ci sono persone che poi sono accecati da demoni inesistenti, quindi lì bisogna imparare a guardare i propri demoni. Ad esempio, persone ossessionate dalla gelosia quando non c'è motivo, per dire, è il loro demone interiore. Allora, con chiunque si porteranno dietro questa cosa qua in qualunque situazione. Quindi questo è un fatto da superare. Però bisogna imparare a guardare in faccia, diciamo, le cose come stanno. Quindi se, e guardare soprattutto il proprio stato interiore. Se con una persona tu vivi e senti che diventi veramente una persona migliore, che non hai paure, che non hai ansie, che stai sviluppando i tuoi talenti, che hai nuovi interessi, che hai un desiderio, hai un desiderio che viene comunque reciproco, condiviso e soddisfatto, allora quello è un buon amore. Se invece vivi tormenti, vivi situazioni che non ti piacciono, vivi diciamo, delle pene d'amore fondamentalmente, l'amore tormentato, è contorto, non si sviluppa nel modo giusto, allora quella è un'illusione. Quindi prendere atto di questo, e allora questa illusione, se tu chiudi, se tu tagli, se tu volti pagina, sparirà subito. E il problema è quando invece continui a incancrenirti in una situazione e la fai diventare cronica. Allora, nel momento in cui diventa cronica, non avrai più possibilità di uscire fuori da quella situazione, perché la tua parte emotiva inizierà a nutrirsi dell'inverso anziché del verso, nutrirsi della sofferenza anziché del piacere, e quindi non ti farà più uscire da quella relazione. Ma se tu hai il coraggio, la forza di capire che nel momento in cui le cose prendono la piega sbagliata, e nel momento in cui una persona ti genera questo tipo di tensione, ti genera questo tipo di sofferenza, devi avere la forza di dare un taglio, chiudere e passare ad altro. Nel momento in cui tu riesci a fare questo,
istantaneamente ti passerà la sofferenza, istantaneamente ti passerà il tormento. Come togliere un dente? Certo, sentirai un po' di dolore inizialmente, però questo dolore passerà molto, molto rapidamente. Non avrai, come dire, non ti renderai neanche conto di quanto veloce possa passare. Nel momento in cui tu ti accanisci, allora vai ad alimentarlo e allora non riuscirai più a venirne fuori. Comunque ne verrai fuori rovinandoti la vita fondamentalmente, perché poi passerai mesi, anche anni, diciamo, a stare dietro una persona che in realtà poi non è neanche la persona giusta per te. Quindi superare l'illusione d'amore richiede la consapevolezza, richiede sviluppare l'amore per se stessi, richiede sviluppare l'autostima, richiede di sviluppare la forza interiore, la consapevolezza interiore e guardare oltre, guardare avanti. Questo è quello che è necessario fare. Ognuno di noi può farlo se ha il coraggio. Il coraggio non è l'assenza della paura, ma è la capacità di affrontare le proprie paure. Quindi noi dobbiamo imparare ad affrontare i nostri demoni, non dobbiamo nasconderci dai nostri demoni, evitare di affrontarli, anzi dobbiamo sfidarli, tirarli fuori e affrontarli. Il coraggio è proprio la capacità di affrontare le proprie paure, ma la paura è necessaria perché ti dà un'indicazione su cos'è che non va e su cos'è che va cambiato. Se sai ascoltare te stessa o te stesso, riuscirai rapidamente a sbloccare situazioni che ti sembravano dei problemi insormontabili, sembravano la montagna dell'Everest, invece diventano delle collinette che imparerai a scalare facilmente. Per questo video è tutto, ti ricordo due cose. Uno che venerdì 3 marzo terrò a Torino un corso, un seminario su come coinvolgere attraverso le emozioni e come sviluppare la propria autostima, in corso 3013 presso l'educatore della provvidenza. Se sei interessato o interessato, il mio riferimento è 333 15 11 703. Nel box trovi le info. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi poi al mio canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti che estrarrò, che possono essere online oppure puoi seguire, diciamo, o dal vivo oppure via video. Quindi iscriviti al mio canale YouTube. Ciao!